I wanted to speak looking into your eyes. I wanted to see as many people's faces as possible. Oksana Celesheva è la prima vincitrice del premio Eleonora Pimentel Fonseca, riconoscimento al giornalismo che si occupa di diritti civili, istituito dal Comune di Napoli, col patrocinio dell'UNICEF e dell'Ordine dei giornalisti. Il premio è dedicato alla memoria dell'eroica direttrice del Monitore Napoletano, mandata a morte nel 1799 dopo la caduta della Repubblica Napoletana. Un piccolo sospiro di rimpianto, non osa chiedere. Vorrebbe però ritrovarli tutti nell'abbraccio di Dio, sarebbe bello. Così invece, che rimane? Niente. Il resto di niente. Bacilla. Mastro Donato il boia la sorregge, poi la spinge con delicatezza. Le tiene una mano per farla salire sopra lo scaletto. E prima di dare il calcio, la guarda. Con occhio serio e un po' aggrottato. Nata in Ucraina, amica di Anna Politkovskaya e di Natasha Estemirova, la Celesheva si è occupata a lungo dei rapporti fra Russia e Cecenia, ricercando testimonianze autentiche, storie invisibili o poco conosciute, o, per usare una sua espressione, voci disperatamente oggettive. La sua associazione per l'amicizia russo-cecena fu chiusa in Russia nel 2007 per estremismo. La Celesheva si trasferì allora ad Helsinki, dove oggi prosegue la sua attività. I know how to behave when I feel fear. So come comportarmi quando ho paura. So cosa fare per non rischiare troppo, soprattutto per la vita degli altri. And not especially not to risk other people's lives. Ma quando sei nel mezzo di una crisi non hai troppo tempo per pensare alla tua paura. You have to think about yourself. Devi pensare a te stesso e a quelli che dipendono da te. Sento la responsabilità verso quelle persone in nome delle quali io scrivo. I was really impressed when I read about the story of Eleonora. Sono rimasta molto impressionata dalla storia di Eleonora. Per me è stata la straordinaria scoperta di una meravigliosa personalità del passato. E non credo che il ruolo del giornalista sia cambiato. Lei cercava di portare alla gente parole di verità e di conoscenza. La sfida rimane la stessa. Sono una persona normale. Sognavo una carriera accademica come professore e l'ho abbandonata. Nessuno ci racconta oggi che ad Anna Politkovskaya piaceva molto ballare. Eleonora è innanzitutto una figura splendida della nostra storia culturale, perché in questo momento gli ideali e i valori per cui Eleonora andò al martirio sono, secondo noi, di una particolare attualità. In questa Europa in crisi e smarrita bisogna ritornare alle origini culturali e alle radici culturali dell'Europa. In queste radici culturali la pagina dell'illuminismo, in particolare degli illuministi napoletani e del loro sacrificio, è una pagina decisiva, e quindi trasmettere la memoria, in particolare a giovani, di questi esempi e di questi ideali è un qualcosa di molto importante.